ragazzi! Ciao! Oggi io e Elissa abbiamo organizzato un campeggio in salotto! Sì! C'è tutto! Ci sono le luci magiche, c'è la tenda, c'è anche un mantello! Abbiamo ricreato l'atmosfera del bosco incantato per vedere che cosa c'è qui dentro. Io vedo come un musetto! È vero! Sento qualcosa! Parla! Vedi i capelli colorati! Ma qui c'è anche una torcia! Prova ad accenderla! Che strano! Aspetta! Mettila qua! Cosa c'è scritto? Da chi è questo pacco? The Gleam Team! Ma chi è che ci ha mandato questo pacco? Ecco! Cosa? Qui! Cosa hai trovato? Delle impronte, delle... Hai ragione! Entriamo nella tenda, Lissa! Ho sbirciato! Vai, apri! Oh, non è che esce fuori qualcosa di pericolo! Aspetta, è uscita... Una pallina, ma... Una pallina rimbalzante! Ma, sì, ma si illumina anche al buio, guarda! Oh, ma quante palline! Ma sono, si illuminano tutte al buio, però non facciamole scappare, le voglio qui nella tenda con noi. C'è un animale stranino. C'è un animaletto qui fuori. Oh, questa tenda ci deve tenere al sicuro dagli animali selvatici che sono lì fuori. Sì. Però non abbiamo ancora scoperto cosa c'è qui dentro, Alissa. Sono uscite solo tutte queste palline. Ma aspetta, Alissa, cosa sono questi? Wow, ci sono dei bastoncini luminosi. Sì, guarda che belli. Dai, ci serve una lista perché qui dentro è troppo buio. Sì, facciamo un po' di luce. Bello, guarda. Cos'hai trovato? Si illumina. Lo gonfio. Wow, anche un palloncino luminoso. Non viene fuori niente. Guarda, si illumina con la torcia. Si vede la scritta che ho fatto, scritto Alissa. Vediamo cosa è scritto. Via. Ma dai, apri la scatola adesso e vediamo se c'è qualcos'altro. Ok. Wow! Più di 100 reazioni da scoprire. È una creaturina interattiva che si illumina anche al buio. Abbiamo riacceso un attimo la luce perché così riusciamo ad aprire e provare bene la nostra Lil Glimmers. E nel frattempo abbiamo scoperto anche questi tatuaggi fosforescenti che dopo ovviamente ci faremo. Eccolo qui! Alla luce si vede anche meglio e poi con questa torcia illumini. Quando gli hai toccato la testa, guarda che a seconda di come lo tocchi fa dei suoni, eh? Per esempio, guarda, ha dato un bacino. Fammi una domanda a cui rispondere con sì o no. Sei felice? La mia risposta è certamente. Ah, certamente. Aspetta, ma fammi una domanda. Vuoi mangiare un gelato? La mia risposta è no, no. Peccato. Ma come hai? Facciamo una carezza. Vediamo cosa succede se tocchiamo la coda. Wow!
Bellissimo. Ma lo sai che ha varie modalità di gioco? Per cambiare modalità bisogna premere il nasino. Facciamo una bella festa di luci. Allora, questa è la modalità festa di luci. Prova a battere le mani. Vedi che le luci della coda vanno a seconda del rumore. Aspetta, aspetta, se parlo piano. Ciao. 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 Hai visto? Si illumina, è bellissimo! Ok, adesso voglio provare la modalità gioco. Facciamo un gioco? Sì. Giochiamo alle belle statuine. Dammi un pizzicotto sulla coda quando la lucina saltellante colpisce il bersaglio. Ok. Premi la mia coda per iniziare. Ok, dobbiamo prendere quando passa sul verde. Brava! Ok. Vai! Giochiamo ad acchiappa il bacio. Acchiappa il bacio. Sulla coda per ricevere un bacio, ma non farti fare una... Dobbiamo acchiappare il bacio, ma non la puzzetta. Sì. Ok, ci vuoi provare? Sì. Allora, premi la coda. Ecco il bacio! Preso! Brava! Aspetta che sta andando sempre più veloce! Fantastico! Hai vinto! Oh, oh, è velocissimo! È velocissimo! Oh, oh, difficile! Ce l'hai fatta? Vediamo. Che forza! Allora, giochiamo a tennis da coda, dai. Non vale che premi sempre, devi premere al momento giusto. Giochiamo un po' insieme. Oh! Cosa? Aiuto! Sta arrivando la notte! È vero, sta tornando la notte! No, tranquillo, tranquillo, non succede niente! Sì. Alice, è notte, presto! Rientra nella tenda, ci sono animali pericolosi qua! Oh, abbraccio con coda! Oh. Ecco il mio tatuaggio! Bello! Carichiamolo! Ci siamo mossi. Vediamo! Sì! Wow! Lo dobbiamo rifare questo campeggio in salotto. E la prossima volta ci portiamo anche la merenda. Sì. Facciamo 24 ore sulla tenda. Bella idea. Ok, è di nuovo ritornato il giorno qui a casa nostra. Noi adesso continuiamo a giocare con la nostra Lil Glimmers o il nostro Lil Glimmers? Sarà un maschietto o una femminuccia? Una femminuccia. Glielo dovremo chiedere. Tu sei una femmina? Femmina? Sì, Venere è una femmina. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti! Ciao anche da Lil Glimmers! Chi è stato? È stata Lissa. Ehi, è stato lui! È il primo che l'ha detto, quindi è stato lui.